Parecchi mi hanno chiesto, ok, ma come posso creare delle routine? E adesso andiamo a vedere una funzione particolare che hanno aggiunto nell'app della nostra assistente vocale di Amazon, che secondo me è un qualcosa di molto utile, soprattutto in alcuni ambiti. Vediamolo insieme. Facciamo partire qui la registrazione dello schermo. Entriamo nella voce altro, routine, e adesso facciamo che andiamo a creare una nuova routine. Lasciamo inserisci nome della routine e andiamo subito a quando questo accade. Come potete vedere, oltre a voce, programma, casa intelligenza e sveglia, c'è anche il rilevamento suoni. E che cosa fa? Una volta che rileva questi suoni specificati qui nell'elenco, ci dà la possibilità di essere avvertiti piuttosto che di fare altre routine, quindi accendere e spegnere luci, attivare telecamere, fare tutto ciò che avete a disposizione in casa vostra come dispositivi. Guardiamolo insieme nello specifico. Cane che abbaia. Cane che abbaia secondo me è molto utile, perché se avete un animale domestico e questo inizia ad abbaiare, magari dopo un po' ricevete una telefonata da un vicino o vi lascia un bigliettino nella posta che il cane, magari per tutta la giornata che voi siete stati fuori o per qualche ora, ha abbaiato e quindi ha disturbato. Basta con questa brutta sorpresa tornando a casa o rovinare i rapporti con i vicini, perché possiamo dirgli non ogni qualvolta sentirai il cane che abbaia, mi avverti tramite una notifica. A questo punto ci arriverà la notifica e noi potremo, se abbiamo delle telecamere in casa con audio bidirezionale, collegarci alla telecamera e parlare col cane. Magari riusciremo a rabbonirlo un attimino, giusto il tempo di poter arrivare a casa. Andiamo a vedere nello specifico, quindi clicchiamo su cane che abbaia. Ci chiederà da quale di questi deve rilevarlo. Io vi consiglio di utilizzare quello che diciamo è nella zona più vicina al vostro animale domestico. Quindi ad esempio io utilizzo questo, faccio avanti e che cosa succede? Allora, intanto possiamo andare a decidere in quali giorni sorvegliare casa nostra. Qui è impostato ad esempio dal lunedì al venerdì. Noi aggiungiamo anche il sabato e la domenica. Gli possiamo dire dalle 9 del mattino fino alle 17, oppure andare anche oltre, fare fino alle 23. Ma ricordatevi, c'è un lasso di tempo tra un rilevamento e l'altro, e il minimo, come potete vedere qui nella schermata, è di 5 minuti. Quindi nel momento in cui è andato a rilevare il vostro animale domestico che abbaia, passeranno altri 5 minuti prima che si riattivi questa funzione. Questo anche perché forse non vogliono riempirvi di notifiche che magari dopo un po' danno fastidio. Però diciamo che 5 minuti, beh, potevano fare anche qualcosina meno. Comunque, senza andare a sindacare su questa funzione, diciamo che impostiamo 5 minuti e ad esempio possiamo anche dirgli di andare ad accendere una determinata luce. Noi mettiamo ad esempio questa, facciamo avanti. Accensione, possiamo impostare il colore, la luminosità, quindi vedete che vi dà tutta una serie di possibilità per farvi rendere conto. Quindi magari siete su un altro piano di casa vostra, al piano di sotto o in giù in taverna, non sentite il cane che abbaia, viene rilevato, vi accenderà magari la luce in prossimità di dove siete, e questo farà sì che possiate intervenire tempestivamente. L'altra è tosse. Tosse sembra banale, perché quante volte può capitare un colpo di tosse perché si è un po' raffreddati o magari è andato qualcosa di traverso. In questo caso potrebbe essere utile non solo per le persone anziane, quindi per poter avere un monitoraggio anche di ciò che accade dai propri nonni. Potrebbe essere utile in qualsiasi caso, perché se invece di un colpo di tosse dovuto al raffreddore è il secondo caso, ti è andato di traverso qualcosa, rischio di affogare, io in qualsiasi caso posso attivare la videocamera o comunque andare a telefonare o a recarmi direttamente a casa dei nonni o della persona che ha attivato questa notifica e poter verificare come sta questa persona. Sembra banale, ma vi posso garantire che anche questa ha una certa rilevanza. Facciamo la prova per capire come si attiva. Io ho lasciato una frase standard, anche stupida, da poter rispondere a questa routine, però era tanto per fare un esempio. Tu sì che sai sempre cosa dire. Quindi, colpo di tosse, funziona. Sono a circa 1,5 metri dal dispositivo e l'ha rilevato. In questi giorni ho fatto altre prove,
con mia moglie e mia figlia erano circa 2-3 metri dal dispositivo e veniva rilevato. Questa, secondo me, è quella più importante di tutte, il bambino che piange. Abbiamo il bambino in un'altra stanza, abbiamo chiuso la porta, convinti che sta facendo il sonnellino pomeridiano. A un certo punto il bambino inizia a piangere, magari non fortissimo, non lo sentiamo, e qui possiamo dirgli: mandami sicuramente una notifica, ma magari accendi la lampada della sala con una colorazione rossa, e questo mi farà capire che il bambino ha bisogno, e quindi potrò intervenire tempestivamente anche in questo caso. Come vedete, sono tutte finalizzate a far sì che qualsiasi cosa possa accadere e serve la presenza della persona, questo avviene perché verrete avvertiti direttamente dall'applicazione. Segnale acustico di un elettrodomestico. Altro caso, avete in mansarda o in taverna l'asciugatrice, finisce di asciugare, oppure la lavatrice. Con ormai i segnali acustici ce l'hanno quasi tutti gli elettrodomestici, naturalmente se la porta è chiusa e siete in un'altra stanza può capitare che non sentiate. Avete installato invece, come in un precedente video vi suggerivo, l'Ecoflex lì in bagno, questo capta il rumore del beep e vi dà la possibilità di essere avvertiti sempre nel solito modo. Avete altri dispositivi in casa che emettono luce piuttosto che fanno dei suoni, insomma vi possono avvertire in qualsiasi modo, potete andare ad intervenire, quindi tirare fuori la roba prima che diventi una poltiglia tutta umida e non è bello, bisogna rifare la lavatrice. Ricordatevi che nelle notifiche potete inserire qualsiasi messaggio voi vogliate, può essere personalizzato come volete. Rumore dell'acqua. Rumore dell'acqua, magari avete lasciato la doccia, il rubinetto dell'acqua accesa, piuttosto che la doccia che continua a scorrere, il rubinetto che magari aveva il tappo, quindi c'è il rischio che venga fuori l'acqua. Sono gli esempi che mi vengono in mente per il rilevamento di questo tipo. Oppure nei casi peggiori, ahimè, potrebbe capitare che c'è una perdita in casa, quindi se per caso si dovesse rompere un tubo e l'acqua che esce ha un rumore talmente forte, perché il rilevamento sì, viene fatto, però tenetelo sempre col beneficio del dubbio, perché il rumore dell'acqua da un tubo rotto in casa non so quanto rumore possa produrre. Però diciamo che loro lo hanno fatto con l'intenzione, secondo me, di avvertirvi che c'è un problema con l'acqua in generale. Quindi vi connettete alla telecamera e voilà, potete far intervenire il vostro idraulico di fiducia, ma soprattutto chiudere la valvola dell'acqua. Qui arriviamo a delle note dolenti, soprattutto per noi maschietti, perché nella maggior parte dei casi le mogli, le compagne, le fidanzate ci accusano: stanotte hai russato, non mi hai fatto chiudere occhio. Se per caso loro vanno in un'altra stanza e attivano questa funzione, potrebbero anche farci uno scherzetto del tipo: quando rilevi che quella persona sta russando, fagli partire un bel suono di una tromba, in modo tale che si svegli e, prima che riprenda sonno, magari riesce ad addormentarsi anche l'altra persona. Beh, scherzi a parte, queste erano delle routine che possono essere applicate al nostro assistente vocale di Amazon. Molto comode, molto intuitive anche nel poterle mettere in pratica. L'unica pecca, ricordatevi, che partono ogni 5 minuti. Quindi nel momento in cui hanno rilevato il bambino che piange, passeranno altri 5 minuti prima che questa cosa possa riattivarsi. Diciamo che è un tempo congruo, ma secondo me avrebbero dovuto dare la possibilità di ridurre un po' di più, magari 2-3 minuti. Però 5 minuti sono quelli che ci hanno dato a disposizione, 5 minuti è quello per adesso che ci teniamo. Se questa funzione di rilevare, captare determinati suoni è arrivata finalmente anche qui da noi, speriamo sempre, e lo ripetiamo da parecchi video, che attivino finalmente la funzione guard, quella funzione che riconosce la rottura di un vetro, dei rumori molto particolari che di solito sono legati all'infrazione in casa e che quindi possono andare a avvertire la persona e magari attivare la telecamera piuttosto che l'allarme, piuttosto che... Quindi siamo fiduciosi. Spero che questo video possa essere utile a parecchie persone, soprattutto per la sorveglianza passiva, quindi voi non siete fisicamente presenti e vi può arrivare una notifica e voi possiate intervenire tempestivamente. Io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!